L'uso del fisheye è la perfetta soluzione visiva per descrivere il punto di vista di uno stalker. In questo caso è il tema centrale del numero in questione, che è il numero 424 della serie regolare di Dylan Dog, dal titolo Candy Web. E le due sceneggiatrici, Silvia Mericone e Rita Porretto, descrivono un climax di stalkeraggio, appunto, da parte del persecutore Simon nei confronti di Dylan, fino a un grottesco ribaltamento di ruolo, cioè Dylan rifiuterà le avance economiche, diciamo, e le proposte commerciali di Simon, cosa super lecita, diciamo, fino a un ribaltamento, dicevo, in cui sembrerà Dylan quello strano perché sarà circondato da persone invece inserite in un meccanismo sociale in cui tutto quanto è esattamente come viene venduto da Simon. E questo ribaltamento di ruolo viene esemplificato nelle tavole dalla 17 alla 19, in cui sarà Dylan a spiare attraverso lo spioncino della casa di Gravenrod Simon e noi con lui. A livello tecnico, la realizzazione di questo volume è stata tra le più complesse. Un discorso particolarmente articolato è stato riferito alla realizzazione delle trasparenze e dei riflessi. E molto si gioca su questo tipo di situazioni, da Dylan che si allontana dal televisore ed è un televisore con uno schermo spento, quindi vediamo un'immagine sullo schermo, la difficoltà evidente è non far sembrare proiettato in diretta Dylan in quel momento, a un Dylan riflesso che vede riflesso se stesso e in contemporanea dietro il vetro vede una scena di acquisto di un device, quindi si deve percepire il suo essere avulso da quella scena quotidiana per tutti noi attraverso il riflesso del vetro. Ad altre situazioni in cui vediamo comparire quasi come fosse una magia nera il logo della società che l'antagonista di Dylan, Simon, rappresenta, in seguito a un momento chiave che non racconterò per non spoilerare, insomma. Un'altra delle difficoltà affrontate nel volume è la caratterizzazione dell'antagonista, caratterizzazione che si evolve con l'evolversi dell'antagonista stesso. Nel climax di proposte commerciali e opprimenti di questo personaggio e nei rifiuti che si susseguono da parte di Dylan, vediamo una trasformazione del personaggio che sempre pure deve rimanere però riconoscibile agli occhi del lettore. Per questi motivi servono, diciamo, ho fatto affidamento a una caratterizzazione particolare e in particolar modo a degli escamotage. Lui, tra l'altro, a livello di vestiario è vestito come agente commerciale comune, con un completo da uomo comune, cosa che non aiutava. L'uso di una cravatta molto caratterizzata, con una texture molto particolare, che invece ritorna e dà continuità a tutto il resto che continua a evolversi, è stato il mezzo che ho usato per evitare ambiguità. La storia è appunto un climax quasi claustrofobico di oppressione, e ci dobbiamo sentire sempre più marcati, sempre più alle strette. E ho cercato di rendere tecnicamente, in maniera, diciamo, espressionista, questo discorso attraverso l'inchiostrazione, che parte da un approccio abbastanza blocchi, abbastanza pulito rispetto ai miei standard di bianco e nero, e va piano piano a sporcarsi attraverso degli effetti più argentini, che rimandano più alla scuola argentina. Ho usato il pennello scarico, le impronte digitali addirittura sulla nebbia, gli schizzi, l'inchiostro e altri mezzi per rendere il più sporco e nebbioso e crepuscolare possibile queste situazioni. Per ogni storia di Dylan variano le atmosfere e cerco di assecondare queste variazioni, perché cambia spesso la penna di chi scrive, come se fosse un nuovo disegnatore a disegnarle. E nella storia che sto disegnando attualmente, scritta da Giovanni Di Gregorio, ambientata tra l'altro nella Londra vittoriana, queste atmosfere retro, mi viene da dire, ho, diciamo, provato a renderle con dei rimandi a un disegnatore italiano che era maestro in questo, che è Dino Battaglia, e poi accompagnate dalla la possibilità, in questo caso essendo un color fest, di poterlo anche assecondare pittoricamente con il colore. Sarò disegnatore e colorista io stesso, mi permette, diciamo, di esprimere al massimo questa variazione, questa novità, diciamo, della storia che sto affrontando in questi giorni. Questa dinamica fa parte proprio del mio modo di lavorare e me la porto dietro anche in progetti che escono fuori dal mondo di Dylan Dog, dell'Indagatore dell'Incubo,
In particolare mi viene da citare Carambolla, che è un progetto a cui sono molto legato in quanto anche autore della storia, con l'aiuto di Barbara Baraldi ai testi. Insomma, Carambolla ovviamente è uno stile completamente diverso che si spinge su un semirealistico barra grottesco nella caratterizzazione dei personaggi, ma su atmosfere molto anche qui pittoriche, spero d'impatto.